a base di fave, buone, sane e a chilometro zero. Infatti le protagoniste di questo piatto saranno appunto le fave di Fratte Rosa che ho acquistato sabato scorso a Torre San Marco. Per chi non l'avesse ancora visto, vi lascio qui il link per vedere il vlog appunto di sabato. Oggi ve le propongo in una versione davvero molto gustosa, quindi con una pasta fatta in casa con panna di soia. Io ho scelto questa, ma voi potete utilizzare tutte le alternative che più preferite, anche la panna di avena, panna di riso o anche la classica panna da cucina, quindi con latte vaccino. Poi ho aggiunto pomodorini secchi per dargli un bel sapore, assieme al pecorino stagionato con il peperoncino e la scorza di limone che con la panna ci sta benissimo. Il punto di forza di questa pasta è la morbidezza della fava cotta e ovviamente anche della pasta, quindi è per questo che io vi consiglio particolarmente di realizzarla fatta in casa. Io ho fatto un impasto semplicemente utilizzando acqua e farina, nella misura di due parti di farina e una parte di acqua, quindi nel mio caso ho utilizzato 300 g di farina e 150 di acqua. Poi ho aggiunto un pochino di curcuma per dare giusto un po' il colore, per farla avvicinare al classico impasto con le uova. Poi l'ho divisa in quattro palline, l'ho stesa e poi con l'ausilio di questo fantastico strumento ho realizzato il classico formato tipo bigoli. E altro, vediamo subito gli ingredienti. Ecco le fave di Fratte Rosa. E vedete, associazione fave di Fratte Rosa, e c'è anche le mail, potete contattarli, e addirittura anche il produttore con nome e cognome, per cui più tracciabili di così non si può. Allora, di fave io ne ho prese 2 kg, quindi ne utilizzeremo 1 kg per la pasta e 1 kg per la salsina. Panna da cucina, io in questo caso utilizzo la panna di soia, però va bene anche panna d'avena, potete utilizzare quella di riso o anche, se preferite, quella di latte vaccino. Un pochetto di finocchio selvatico e qualche bastoncino, sempre per aromatizzare la panna. 10 pomodorini secchi, una cipolla, la scorza di un limone, un bicchiere scarso di vino bianco, formaggio pecorino. Io utilizzerò per la pasta circa metà di questa fetta e ho scelto appunto quello preso sempre a Fratte Rosa perché ha le fave dentro e ovviamente è un pecorino stagionato insieme al peperoncino. Olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo con il mettere un pochino di olio. E poi mettiamo uno spicchietto di aglio, lo tagliamo prima a metà, lo buttiamo, prendiamo un pochino di finocchietto selvatico a vostro gusto, lo tagliamo un pochino con il coltello, ok, prendiamo un gambetto di questi qua, lo spezziamo a metà, facciamo, ok, poi mettiamo le fave, diciamo che questa è la quantità che a me piace per circa due persone, a me piace molto la pasta condita, quindi queste, mettiamo un pochino di pepe, un pochino di cipolla, circa metà, ok, messo questo, non ci resta che prendere un pochino di pomodorini. Allora, o li tagliate sempre con il coltello o fate come me, vi agevolate un pochino e lo tagliate direttamente con le forbici. Come vi dicevo prima, non c'è bisogno di retratarli perché tanto questi si ammorbidiscono con il succo della cottura, sia delle fave che della cipolla, quindi li tagliamo direttamente così, in base a quanto vi piace, quindi come sapore, perché sono abbastanza saporiti. Ok, e mettiamo tutto sul fuoco.
condita la pasta, perché ho fatto in casa, quindi si è condita perfettamente. Poi c'è il pomodorino che gli dà un sapore e il formaggio. Poi è straordinario. Poi la fava è fantastica, protagonista del piatto, eccezionale.